Ciao ragazzi, benvenuti a una pillola domenicale della Botteguccia dei Sigilli, che è una pillola veramente meravigliosa e particolare perché mette assieme uno dei crimini, degli ambienti di crimine meno conosciuti della storia del true crime e contemporaneamente mette assieme una incapacità di risolverlo a dei dettagli che pare sconfinino all'interno dell'occulto o comunque di qualcosa che va molto al di là del comprensibile nella realtà di tutti i giorni, e poi mettono assieme anche una situazione, diciamo, familiare tipica degli ambienti di campagna con devastazioni, insomma, di tipo comportamentale di tutti i generi. Insomma, veramente una chicca che io adesso vi fornirò in breve. Per andarla ad approfondire, siamo nel 1922, siamo nella fattoria di Interkaifeck, siamo a una quarantina di chilometri a nord rispetto a Monaco, in Baviera, e la situazione comprende praticamente la vita familiare di un patriarca della famiglia Gruber, Andreas Gruber, con la moglie Casilia, 72 anni, e la loro figlia vedova Victoria, che vive con loro con i suoi due figli piccoli. Casilia, anch'essa di 7 anni, il piccolo Joseph di anni 2, e una governante che in realtà arriverà da loro praticamente con un nuovo contratto esattamente il giorno prima del crimine. Ma che cosa succederà in questa famiglia? Innanzitutto dobbiamo dire che questo ambiente, insomma, in questa fattoria di Interkaifeck, che è qualcosa di devastante dal punto di vista sociale, perché abbiamo praticamente, facciamo la conoscenza di un patriarca della famiglia che, oltre ad essere conosciuto per un trattamento estremamente violento con la famiglia stessa e brutale, aveva anche la nomea di di un carattere estremamente violento nei confronti di chiunque si avvicinasse o volesse interessarsi alla famiglia stessa, ed era pronto ad aggredire, insomma, queste persone. C'era già stata una governante che si era licenziata quasi 6 mesi prima di quello che sarà il delitto che avverrà il 31 marzo del 1922, che comprenderà tutti i membri della famiglia, perché sosteneva di aver visto intanto delle orme strane che conducevano la notte dalla fattoria al bosco, e poi parevano scomparire anche in assenza di nevicate, e di una serie di rumori che provenivano dalla soffitta della fattoria stessa e che non si riuscivano in nessuna maniera a spiegare, nonostante le ronde anche che il patriarca della famiglia era solito fare con un fucile o con altre armi di fortuna. Anche per esempio un piccone, teniamoci presente questo piccone perché il piccone sarà un punto fondamentale nella storia. Sta di fatto che questa governante si licenzierà dal lavoro, dicendo fondamentalmente che probabilmente a causa dei passati di violenza nella famiglia o a cose che lei non riesce a spiegare, addirittura al fantasma del marito della figlia Victoria, che era apparentemente morto durante la prima guerra mondiale sul suolo francese, poteva essere insomma, la motivazione di questi rumori in soffitta. Se ne andrà praticamente e lascerà la famiglia da sola a ricercare un'eventuale altra collaboratrice familiare. Scorreranno questi ultimi 5 mesi di vita nella famiglia con i soliti, insomma, situazioni di violenza, di cattivo carattere del patriarca, che fra le altre era stato accusato e condannato di aver violentato la figlia stessa, e c'era, insomma, questa supposizione che il figlio Joseph di 2 anni della figlia, quindi il nipote, fosse in realtà figlio del nonno Andreas. Quindi immaginate già, questa è la situazione. Siamo praticamente oramai a più di 100 anni fa in Baviera, ma incominciano anche gli affari strani, cioè queste orme che appaiono e scompaiono negli ultimi 2 mesi della vita della famiglia Gruber. Incominceranno a diventare più frequenti e portano sempre dal capanno degli attrezzi, o dal capanno in realtà dove
dove ci sono le macchine per lavorare la carne e lavorare quelli che sono i prodotti agricoli della fattoria al bosco e viceversa, e tendono ad apparire e scomparire, apparire e scomparire. Non si riesce a spiegarsi la motivazione di queste orme, ma apparentemente, insomma, tutte le ronde e anche eventualmente tutte le ronde del patriarca e l'offerta di collaborazione dei vicini vengono sempre trattate nella stessa maniera, cioè con una violenza piuttosto elevata da parte di Andreas, che non tollera, insomma, nessun tipo di inserimento di estranei all'interno di quello che, più che un clima familiare, sembra essere quasi un clima circense, un clima da, insomma, da menomazioni sociali e psicologiche che ci piacciono per quanto concerne i film estremamente gore. Ecco, questa è una situazione che viene ad arricchirsi di un giornale stampato a Monaco di Baviera, a cui la famiglia Gruber non era in nessuna maniera abbonata, che viene ritrovato all'interno della fattoria e che in realtà risale a quasi 11 mesi prima, e che il proprietario della fattoria, il patriarca Andreas, non ricorda di aver comprato, e peraltro nessun tipo di vicino di casa potrebbe aver dimenticato all'interno di una visita che peraltro praticamente è impossibile, perché è, diciamo, fortemente sconsigliata dai metodi di Andreas. E oltretutto scompare una chiave della fattoria, scompare una chiave che porta praticamente, che permette l'accesso a quello che è la costruzione primaria, quella in cui vivono effettivamente i familiari. Pochi giorni prima quella fatidica notte del 31 marzo c'è anche la fuga della figlia Victoria, una fuga che la condurrà nel bosco, verrà ritrovata in stato confusionale, poi ricondotta alla famiglia da alcuni vicini di casa, che non viene spiegata. Si dicono, insomma, parole, si immagina la possibilità di una lite furibonda dovuta anche alla possibile paternità di questo piccolo figlio Joseph, di questo piccolo nipote, insomma, di 2 anni, ma non si riesce effettivamente a scoprire la motivazione. Rimane il fatto che la notte del 31 marzo del 1922 qualcuno ha accesso, legato o non legato a queste orme che portano nel bosco e riportano al capanno degli strumenti di lavorazione dei prodotti agricoli, e questa persona, questo sconosciuto che non si scoprirà mai e che io vi invito ad andare, insomma, ad approfondire con tutte quelle che sono le possibili alternative, arriverà alla fattoria e riuscirà a condurre con un richiamo, qualcuno dice con un'ipnosi, con una maledizione, ce ne sono tante, insomma, e riuscirà a condurre uno per uno e da soli i membri della famiglia principali, quindi Andreas, il patriarca, sua moglie e la figlia Victoria, nonché la figlia più piccola, uno a uno, prima apparentemente verso il bosco, da quello che sembrano essere le orme, e poi verso il capanno degli attrezzi e la rimessa degli animali, per poi brutalmente ucciderli con un attrezzo rustico. Ed ecco che torna il piccone, che peraltro era stato un piccone costruito dallo stesso Andreas Gruber per uccidere gli animali che dovevano essere macellati. Quindi una situazione veramente da film alla Rob Zombie, ecco, per intenderci. In questa fattoria verranno ritrovati con multiple ferite di piccone alla testa, al collo, in particolare la piccola figlia di Victoria verrà ritrovata anche mezza nuda, evidentemente verrà spogliata dall'aggressore o dagli aggressori, insomma. Sembrerebbe esserci anche un tentativo di stupro che in qualche maniera riporta il pensiero a quello che è il patriarca stesso della famiglia. Sta di fatto che a causa di una serie
diciamo, visite che vengono fatte a partire dal pomeriggio del venerdì 31 marzo, quindi dal giorno dopo, il giorno che segue la morte di tutti quanti, verranno ritrovati quindi quattro membri principali e poi verrà ritrovato anche il bimbo in casa, ucciso con un singolo colpo di piccone, e anche la novella governante che era arrivata proprio quel pomeriggio lì, tra l'altro accompagnata dalla sorella, e probabilmente la sorella sarà stata l'ultima persona a vedere la famiglia Gruber viva. Da quel momento in poi verranno praticamente portate a termine alcune visite alla, alla fattoria, che praticamente metteranno in risalto il fatto che apparentemente, a partire dal meccanico che si presenta, Albert Hofner, che arriverà a Hinterkaifeck per riparare un motore assieme a una persona molto importante nella storia, che è il casaro Lorenz Schlittenbauer, che manderà prima i suoi figli a controllare che cosa succede dopo quattro giorni, insomma, dal delitto, e poi arriverà lui stesso finalmente per scoprire i corpi delle vittime. Apparentemente i corpi rimangono non scoperti per quattro giorni e l'autore dei delitti o gli autori dei delitti rimarranno all'interno della casa per ben quattro giorni dopo il delitto, cucinandosi da mangiare, andando a modificare delle parti, insomma, della casa, degli oggetti, spostandoli, cambiando addirittura la data su quello che era il calendario, utilizzando praticamente gli oggetti di casa, permanendo all'interno della casa senza essere disturbati, nonostante il fatto che alcune persone che erano passate di lì con una lanterna, senza una lanterna, eccetera, avessero sospettato, avessero sentito dei rumori, avessero visto alcune volte delle luci all'interno della casa, praticamente sospettando che ci fosse uno di quei momenti, insomma, di clima molto teso all'interno della famiglia Gruber, e che quindi non gli permettesse di avvicinarsi, ma non hanno sostanzialmente sospettato che fosse successo quello che effettivamente era successo. Verranno scoperti alla fine i corpi proprio dal casaro Schlittenbauer e da due altre persone del vicinato, Michael Pohl e Jacob Siegel, che arriveranno e troveranno praticamente fra il fienile e la sala macchine i corpi del patriarca Andreas, della moglie Cazilia e della figlia Victoria, oltre a quello della nipote, insomma, parzialmente nudo, tutti violentati in termini di assassinio, con dei colpi di piccone alla testa, numerosi piuttosto che al collo, e tutti quanti o morti sul colpo o morti, insomma, dissanguati a causa di questa aggressione. Stranamente, l'unico dei corpi, oltre poi anche a quello del nipote Joseph e della governante, l'unico corpo che pare avere un solo colpo importante, che in realtà non sembra essere un colpo, ma sembra essere una ferita da caduta al collo da parte del piccone, è proprio quello del patriarca Andreas Gruber. Questo porta a molte delle possibilità di indagine da parte dell'ispettore capo Georg Reingruber e del suo dipartimento di polizia, che sostanzialmente, nonostante fossero stati spostati tanti degli oggetti e tante di quelle che erano le evidence, insomma, sulla zona del delitto, cercò di fare luce e gli si mostrarono a causa delle voci dei vicini, a causa di quello che era un ambiente, insomma, agreste, particolarmente ricco di pettegolezzi, gli furono fornite diverse possibilità di indagine che non portarono e non porteranno ancora oggi a una seria identificazione di quello che è stato il criminale, e in che maniera sia potuto essere capace di portare uno per uno i membri principali della famiglia fuori dalla casa principale, nel bosco, evidentemente, se sono andati nel bosco, e poi all'interno del capanno degli attrezzi e della rimessa, insomma, per gli animali, e ucciderli a uno con questo terribile, insomma, utilizzo del piccone che era stato appunto sviluppato per uccidere gli animali da
macellare. L'unico che aveva, insomma, questa ferita singola era proprio il patriarca, e il primo dei sospettati, quello che pareva essere il più importante, era l'ex marito, insomma, quello che teoricamente aveva lasciato la figlia Victoria vedova. Scartato velocemente sostanzialmente la teoria del furto, perché tutti gli averi e le ricchezze, i soldi erano rimasti all'interno della fattoria, il primo sospettato è l'ex marito della vedova, che è vero che, insomma, c'erano state prove che fosse stato ucciso in guerra, l'ex marito Carl Gabriel, ma nella realtà dei fatti il corpo non è mai stato recuperato. Questa cosa mette in allarme gli investigatori, anche perché la persona che è rimasta all'interno, teoricamente è rimasta all'interno della fattoria, e ad aver anche allontanato, accecandoli, alcuni dei visitatori, dei vicini che passavano dalla porzione di bosco che era praticamente antistante alla fattoria, teoricamente questa persona doveva aver avuto una conoscenza della fattoria, dei suoi usi, dei costumi e di quelli che erano i tempi di lavoro, nonché avere accesso a quella chiave, forse, che era scomparsa per accedere a quello che era la parte principale della fattoria, per potersi muovere in maniera estremamente abile all'interno. L'idea del marito è stata la prima, ma in realtà non è stata la più importante, perché vi ricordate che abbiamo detto che è probabile che il nipote Joseph di 2 anni fosse figlio, purtroppo, di una violenza portata a termine dal patriarca Andreas Gruber, già condannato per violenza nei confronti della figlia, quindi violenza addirittura di tipo incestuoso. Ora, il problema è che è stato messo assieme anche la possibilità, fra le varie diciamo visioni del delitto, che il patriarca Andreas avesse scoperto che in realtà la paternità di Joseph non fosse sua, ma fosse proprio di quel casaro che aveva scoperto, che prima aveva mandato, senza saper bene perché effettivamente avesse mandato i figli e non fosse arrivato lui di persona a controllare la situazione della famiglia dopo 4 giorni che non si riceveva nessun tipo di informazione. Insomma, si è sospettato, le voci vicine sospettavano il fatto che in realtà il possibile padre del piccolo Joseph di 2 anni non fosse il patriarca, ma fosse stato esattamente il casaro Schlittenbauer, che aveva mandato i 2 figli e poi si era recato personalmente a scoprire i corpi che erano stati, insomma, i corpi che avevano subito queste violenze, che avevano perso la vita dei membri della famiglia e anche della governante. Questa possibilità potrebbe giustificare anche quella fuga la notte prima del delitto della figlia Victoria, che era praticamente fuggita ed era stata ritrovata in stato confusionale nel bosco, una fuga che poteva essere il risultato di un feroce litigio con il patriarca Andreas, che, avendo scoperto in realtà di non essere il padre del bambino, ma che sotto il suo tetto addirittura, e grazie alla scomparsa di quella chiave, che forse era stata donata proprio dalla figlia al proprio amante Schlittenbauer, aveva in qualche maniera ospitato lo Schlittenbauer stesso per avere dei rapporti sessuali con Victoria, che fosse lui effettivamente il padre del bambino che era andato poi incontro a questa fine orrenda che avevano affrontato tutti quanti. Perché entra Schlittenbauer da questo punto di vista nelle possibilità criminali? Perché è possibile effettivamente che Schlittenbauer, che da solo si era recato, dopo la scoperta dei primi corpi nel fienile, si era recato da solo nella casa a scoprire il bambino morto e la governante, fosse entrato senza spiegazioni, apparentemente con una chiave tirata fuori dal nulla, all'interno dell'abitazione, dicendo tra l'altro agli amici: sto andando a cercare mio figlio. Ecco, questa situazione fa infittire il mistero in maniera ancora più abbondante, anche perché effettivamente non ci sono segni di scasso da nessuna parte. Cioè, la zona del fienile dove sono stati ritrovati i corpi era di per sé aperta, la zona della casa
era stata aperta proprio dallo Schlittenbauer stesso. A questo punto, possibile amante della figlia Vittoria, possibile padre del bambino Joseph, e di conseguenza uno dei possibili diciamo responsabili del crimine. Perché uno dei possibili criminali, uno dei possibili responsabili? Perché la teoria più accreditata, ma che non verrà effettivamente dimostrata, è che dopo le discussioni nate a causa della paternità non chiara, a causa della violenza intrinseca del comportamento del nostro patriarca Andreas, in realtà i membri della famiglia siano stati uccisi in un furore di uccisione globale e di volontà di mantenere il silenzio nei confronti di quello che era successo, anche nei confronti, insomma, in relazione a quella che era stata la relazione della figlia con lo Schlittenbauer da parte di Andreas Gruber stesso, e che poi, a causa del non aver avuto nessuna notizia dalla sua amante, dalla persona che amava, quindi dalla figlia Vittoria, lo Schlittenbauer sia arrivato alla fattoria e abbia ucciso, spingendo in maniera violenta il vecchio Andreas con il collo sopra lo stesso piccone che era servito per gli altri omicidi e che è stato poi trovato nascosto all'interno di un doppio soffitto nella parte superiore del fienile stesso. Ecco, la situazione ovviamente è estremamente complicata, perché a questa teoria, che è probabilmente la più diciamo accreditato o accreditabile, se ne aggiungeranno altri, si aggiungeranno la teoria, insomma, di al di là della teoria del marito, si aggiungeranno la possibilità di un altro vicino di casa con una debolezza mentale importante, che fosse anche lui innamorato della figlia Vittoria, anche perché tenete conto che pareva che la figlia Vittoria fosse nella zona una delle ragazze più avvenenti e non ci fosse evidentemente tutta questa disponibilità importante di relazioni umane. Sicuramente la paternità del giovane Joseph è uno dei punti fondamentali di approfondimento delle indagini, che andranno avanti cercando anche piccoli coinvolgimenti di altre persone, che però non avranno mai nessun tipo di relazione chiara come quella che può essere la relazione sviluppatasi attorno a quella chiave mancante e attorno all'ingresso sicuro in casa dello Schlittenbauer, che dichiarerà: sto andando a vedere che sorte ha subito mio figlio, in maniera piuttosto piena di trasporto. Certo, questo non allineerebbe evidentemente il discorso che fosse penetrato magari un giorno dopo gli omicidi per uccidere Andreas Gruber senza sapere effettivamente la fine che aveva fatto il proprio stesso figlio Joseph di 2 anni, se così effettivamente le cose erano andate. C'erano state testimonianze anche della vecchia governante che aveva lasciato la casa quasi 6 mesi prima per una sospetta infestazione demoniaca della zona, che aveva parlato di un altro vicino di casa, anch'esso casaro, che poteva essersi avvicinato per sottrarre degli oggetti insieme a un suo compare dalla casa, ma anche questa non ha trovato nessun riscontro, tant'è vero che la teoria del vero assassino è stata multipla e si protrae ancora oggi. Ma abbiamo un dettaglio in più, cioè un dettaglio che rende, come dire, più da botteguccioso questo tipo di pillola, è che i crani delle persone, i crani delle vittime di questo omicidio furono mandate anche a più riprese, sia negli anni 40 e fino agli anni 80, allo studio di alcuni medium per vedere di poter ottenere qualcosa in senso medianico, in senso diciamo esoterico, in termini puri, cioè di ciò che è oltre la conoscenza del materiale, ma a quanto pare le risposte delle cosiddette anime dei morti, piuttosto che del residuo energetico, che dal mio punto di vista è quello più probabile, più che quello delle anime, che dovrebbero invece fare un altro percorso, ma questa è una mia semplice idea, il residuo energetico all'interno della casa, all'interno dei corpi, all'interno dei crani, non è mai stato così rilevante da poter dare una soluzione. Sono stati
riportati al tentativo di indagine perfino degli studenti di criminologia, e questo ci avviciniamo molto ai tempi nostri perché siamo nel biennio 2009-2010, per studiare quelli che sono stati i reperti, lo stesso Piccone, tutto ciò che era rimasto sostanzialmente della fattoria, che però 4 anni dopo venne abbattuto e sostanzialmente data alle fiamme. Ma purtroppo le indagini ai tempi e i riferimenti relativi a quello che era state le ammissioni di Schlittenbauer relativi al probabile figlio, o a tutti i riferimenti dei vicini di casa, quelli che abitavano insomma nella zona, non vennero considerate affidabili per poter dare una definitiva chiusura al crimine, che rimane al giorno d'oggi, sia in termini di quelle incredibili camminate uno a uno e uccisi uno a uno probabilmente dalla fattoria al bosco e dal bosco al fienile, o dalla fattoria al fienile con una invenzione di queste orme che scompariranno poi il giorno dopo, e una situazione incestuosa di violenze, rendono questo caso, il caso degli cosiddetti omicidi di Interkaifeck, uno degli omicidi più particolari e più terrificanti della storia del crimine, anche perché ancora oggi, al giorno d'oggi, nel 2024, questo incrocio di esoterismo, di violenza, di endogamia, di incesto, di tutto ciò che ha portato all'interno di una situazione agreste molto poco allegra, rimane a tutti gli effetti un segreto che si può ancora andare a cercare, perché i riferimenti sono veramente tanti e esistono ancora un sacco di storie che vengono raccontate nella zona. Chissà se qualcuno di voi amici riuscirà a informarsi di più e a diventare protagonista insomma della soluzione di un delitto che mette assieme quanti più aspetti possibili relativi a un ambiente della botteguccia dei sigilli. Io come al solito per questa domenica sera vi saluto, vi ringrazio, vi invito a mettere un like e a unirvi al canale se vi è piaciuto quello che vi ho raccontato, e mi raccomando, perché la settimana che arriva riguarderà una grande puntata di Cinema Martedì su Mario Bava, che è il risultato del vostro sondaggio, dei vostri voti, e poi giovedì prossimo qualcosa di importante che trattiamo alla botteguccia dei sigilli, ovvero l'Istituto Tavistock, fortemente finanziato dai Rockefeller per una sorta di organismo di controllo della mente, un organismo di controllo psichiatrico mondiale che teoricamente è un'associazione senza scopo di lucro, ma che risponde alle Nazioni Unite e tutto ciò che c'è dietro, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, tutti i programmi di psichiatria militare applicata al sociale, alla cultura, quindi all'utilizzo dei movimenti culturali, all'economia e a tutto ciò che probabilmente stiamo vivendo in un periodo che insomma di orwelliano parecchio ha. Io dalle pillole della botteguccia, una pillola decisamente un po' più lunga del solito, vi saluto questa domenica, vi do un bacio e ci vediamo martedì con Cinepatia. Grazie ragazzi, ciao ciao dal Teo Crack Apart.